Al di là di avere giocato a sprazzi, noi da vari punti di vista la categoria riteniamo di meritarla tutta. L'anno prossimo avremo grandissime motivazioni, per dimostrarlo e cercheremo di fare bene. Vi dicevo ora perché mi dico, un ultimo, appunto sul discorso dell'attività sportiva. Ho interagito in queste ultime settimane, in maniera intensiva da una parte con il nostro sindaco Orlando, che devo dire per quanto riguarda il tema sport è assolutamente sul pezzo, dall'altra parte col presidente della Federazione Nuoto Paolo Barelli, deputato nazionale, che è stato diciamo promotore di una serie di iniziative che sono tutte andate a buon fine, con il nostro sindaco. Lui, oltre ad essere il sindaco della città di Palermo, è il presidente dell'ANCI, che riunisce anche le città metropolitane d'Italia. Si è creata una consulta fra gli assessori allo sport delle varie città metropolitane italiane, coordinato da Luca Orlando, che è stato costantemente in contatto col presidente Spadafora, al quale devo dire alla stesura di questo documento abbiamo partecipato anch'io e i miei colleghi del Consorzio Palermo al Vertice. Si è prospettato quelle che sono le esigenze del mondo sportivo. Una parte era comune a tutte le città metropolitane d'Italia, che faceva riferimento alla sofferenza a cui vanno incontro gli impianti sportivi e alla necessità, importantissimo questo, di appostare delle somme per consentire agli impianti di essere adeguati, perché si parla di canale di entrata, canale in uscita dagli impianti sportivi, separazioni. Se noi pensiamo a impianti come per esempio a piscine olimpiche comunali, palazzetti di Palermo, ci rendiamo conto come per ogni impianto decine di migliaia di euro probabilmente non siano sufficienti. E nel regime di emergenza, se non vengono appostate delle somme da parte dello Stato, chiaramente andremo in sofferenza. Grandissima importanza è stata data al sostegno ai collaboratori sportivi, erano stati calendarizzati e sono stati, oggi credo che debbano essere pagati la prima tranche dei bonus per gli istruttori, i collaboratori di 600 euro al mese. Abbiamo il sindaco Orlando da una parte e Barelli all'altra, hanno chiesto che venisse rifinanziata di mese in mese questo appostamento per i collaboratori tecnici. Al di là di determinate parametrazioni che sono sbagliate, al momento è previsto il rimborso del bonus per coloro che hanno percepito nel 2019 meno di 10.000 euro, non per quelli che hanno percepito di più. Questo vuol dire che, per esempio, il collaboratore giovane che introita 400 euro al mese ne ha direttamente e certamente ora 600, e il padre di famiglia che con il tesserino di tecnico che sostiene l'attività della società ne guadagna generalmente 1.000, 1.100, 1.200, che invece probabilmente non gli arriveranno perché poi le somme non bastano, perché mi è data priorità a quelli che diciamo avevano un flusso più circoscritto. Anche queste cose sono state fatte presenti. Altro aspetto importante, è stata richiesta la totale defiscalizzazione degli interventi messi in atto dalle ditte, dalle aziende per le sponsorizzazioni, che fa in modo che vengano incentivati questi interventi.